I disturbi sullo schermo del nostro ecoscandaglio. Oggi ti spiego come riconoscerli e nella gran parte dei casi curarli. Ciao, sono Davide, guida di pesca sportiva, esperto nell'acustica e strumentazione elettronica di bordo. E questo canale è dedicato per fornire consigli e supporto a tutti i pescatori che vogliono imparare a usare al meglio i propri strumenti, soprattutto gli ecoscandagli. Se sul tuo schermo compaiono dei segni, dei disturbi, come questi che ti sto mostrando, allora probabilmente anche il tuo strumento è affetto da questa malattia. I disturbi. Vediamo di che tipo possono essere. I disturbi si possono verificare in due situazioni, in movimento o con la barca ferma. Se abbiamo i disturbi solo quando la barca è in movimento, indipendentemente se piano o veloce, molto probabilmente è dovuto il disturbo a un errato montaggio della sonda. Se invece i disturbi permangono anche quando la barca è ferma, quindi siamo in pesca, il motore è fermo, siamo fermi e comunque abbiamo disturbi sullo schermo, beh, in questo caso è probabilmente di origine elettrica o magnetica. Adesso vedremo insieme quali sono le differenze e come si fanno a riconoscere e quali sono anche i metodi per riuscire a risolvere questo tipo di problematica, che purtroppo è anche abbastanza frequente sulle nostre barche da pesca. Iniziamo con i disturbi elettrici o magnetici. I disturbi elettrici riguardano il cavo di alimentazione o l'alimentazione stessa. Sono riconoscibili sullo schermo, proprio come vi sto mostrando ora, tramite delle piccole barrette verticali, che di solito possono essere rosse anche, e che si riconoscono anche al di sotto della linea del fondo, al di sotto della banda rossa, dove vi sto mostrando adesso. Questi disturbi elettrici possono essere causati da diverse cose. Può essere il motore, può essere una pompa di sentina, può essere la pompa della vasca del vivo, le utenze. Ci sono tanti motivi che possono generare questo tipo di disturbo. La cosa migliore è andare a spegnere man mano tutte le utenze fino a trovare qual è quella che ci crea questo tipo di problema. A volte questo tipo di disturbo è determinato anche dalla troppa vicinanza dei cavi elettrici rispetto al cavo della sonda. Quindi non sono disturbi che entrano solo per il cavo di alimentazione, ma anche dal cavo della sonda. Bisognerebbe, in fase di montaggio, far passare i cavi dei trasduttori sempre distanti da tutti i cavi di potenza dove passa l'alimentazione, soprattutto quelli che si vanno a collegare a pompe o quelli che sono collegati al motore stesso. Ci sono due modi per cui può comparire un certo tipo di disturbo. O attraverso proprio le linee elettriche, quindi di solito si tratta di picchi di tensione e questi sono generati o da motori elettrici o dal motore principale, l'alternatore, o possono essere ricavati da magnetismo. Se io ho due cavi che passano vicini, il cavo dove scorre la corrente può trasferire parte della sua energia sul cavo che gli sta vicino. E questo si verifica in un disturbo sull'ecoscandaglio. Gli strumenti più professionali hanno dei filtri all'ingresso. Possiamo aggiungerli anche noi. Andiamo a comprare dei filtri appositi, come per esempio questo che vi sto mostrando in questo momento, e possiamo limitare di molto questo tipo di problema. È bene però curare nella fase di realizzazione dell'impianto il più possibile sia la stesura dei cavi che le morsettiere e interruttori vari. Anche gli interruttori con presenza di ossido, portafusibili sempre con presenza di ossido, troppo vicini, tra l'altro, possono creare problemi
di disturbi elettrici sul nostro ecoscandaglio. Una batteria rovinata può creare problemi, e anche questo bisogna tenere presente. Se abbiamo questo tipo di disturbo sul nostro schermo, la prima cosa da fare è prendere una batteria, metterla vicino, una batteria in più, non collegarla all'impianto della barca, ma alimentare direttamente lo strumento tramite questa batteria. In questo modo vedremo se i disturbi permangono oppure si sono risolti. Nel caso dei campi magnetici, quando noi andiamo a spegnere tutte le apparecchiature, i disturbi dovrebbero assolutamente scomparire. Se rimangono, non sono dovuti a campi magnetici. Può essere un disturbo dato anche da una sonda o un altro strumento. Questa è un'altra cosa che bisogna tenere presente. Quando abbiamo due strumenti a bordo e li usiamo contemporaneamente, cioè tutti e due sono accesi, in questo caso dobbiamo avere cura di andare a spegnere e mettere in stand-by la parte fish finder di quel strumento in modo che non vada a dar fastidio al nostro altro strumento che stiamo usando magari come ecoscandaglio. La distanza minima di montaggio, di installazione, se vogliamo avere delle prestazioni buone, ottime, dovrebbe essere di almeno un metro tra due sonde. È chiaro che nella gran parte delle installazioni è difficile mantenere questa distanza, però buona norma dice di tenere almeno un metro tra una sonda e l'altra. Poi ci sono due tipi diversi di disturbo. Quelli che abbiamo dal momento iniziale in cui abbiamo utilizzato lo strumento, cioè appena acquistato lo strumento, installato o acquistata la barca già con lo strumento a bordo, e quelli invece che si verificano dopo un tot tempo, può essere qualche mese o anche un anno o più. Bene, già questa è una cosa che ci fa capire da cosa può essere dovuto questo disturbo. E lì entrano in gioco, per esempio, i disturbi sulla installazione. Quando abbiamo un trasduttore passante, bisogna essere sempre sicuri che davanti non ci sia nulla che possa creare turbolenze o bollicine d'aria, come ad esempio le prese a mare. Se abbiamo già dall'inizio disturbi e abbiamo montato un trasduttore a filo, dobbiamo essere sicuri di averlo montato nel modo corretto. Ci sono due cose da controllare. Una è la freccia che è stampata sopra il trasduttore, che va rivolta sempre verso keel, cioè centro carena. Non vuol dire prua, vuol dire centro carena. E la seconda cosa è che il quarzo che è contenuto all'interno sia posizionato con i giusti gradi rispetto alla nostra carena. Quando si comprano quei trasduttori si deve scegliere l'inclinazione del quarzo interno, che può essere 0, 10, 20 gradi. A seconda dell'inclinazione della nostra carena andremo a scegliere il trasduttore giusto. Nelle installazioni a poppa, gli errori più comuni sono quelli di mettere la sonda sul patino, proprio come vi sto mostrando in questo momento su questa immagine, oppure metterla troppo bassa o troppo alta. Bisogna posizionarla in modo che l'acqua possa scorrere sotto la sonda, ma non troppo bassa, in modo che l'acqua passi sopra la sonda, perché questo comunque comporterebbe delle turbolenze che rovinano e danno luogo anche a dei disturbi. Se la montiamo troppo alta, ce ne accorgeremo perché quando andiamo in planata con la barca, lo strumento comincerà a perdere il segnale del fondo. Un'installazione fatta bene su una barca con motore fuori bordo e con sonda installata a poppa deve riuscire a leggere anche oltre i 20-25 nodi. Sui trasduttori bisogna fare comunque una certa manutenzione, bisogna cercare di mantenerli puliti. Le alghe e le incrostazioni tendono ad accumulare delle bollicine d'aria che dopo creano grossi problemi al nostro trasduttore. Nella descrizione del video trovate anche una tabella di riassunto di tutto quello che vi ho detto, che vi può essere utile per fare un check-up alla vostra barca. Se però avete delle situazioni particolari e vi ritrovate con dei disturbi, avete anche un link assolutamente gratuito dove potete contattarmi
mettendo qualche screenshot o qualche video in cui mi fate vedere il problema e mi scrivete tutti i dati essenziali che mi servono per cercare di risolverlo. Con i tempi tecnici, visto che ricevo comunque tante richieste quasi ogni giorno, vi risponderò e cercheremo di trovare una soluzione. Nella gran parte delle volte fino adesso ci siamo riusciti. Grazie comunque di aver seguito anche questo video e spero di rivedervi presto. Ciao e buon divertimento a tutti con i vostri strumenti.